Per i conoscenti dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo la seconda giornata in compagnia di Alessandro Capriccioli, che è uno degli animatori del blog Ibernazione, che insomma sono parecchi radicali e si vedono cose interessanti, leggiamo anche su Facebook spesso. E volevo partire tutto dal suo intervento, in cui ha parlato, appunto, chiusato su questa iniziativa referendaria, che ovviamente è un'iniziativa che coinvolgerebbe molto la militanza, quindi si mette in moto tutta la macchina raccolta firme. Ecco, tu insomma un pochino che cosa hai detto in questo intervento? Io ho detto che fare i conti con la mancanza di risorse e col fatto che non ci sono le condizioni per fare le cose, almeno da radicale, mi sembra che sia un buon motivo non per non farle, ma per creare le condizioni. Quindi penso che il referendum, così come tutta l'iniziativa popolare, l'attivazione degli strumenti di iniziativa popolare che altri brandiscono senza farli o senza saperli fare, che noi sappiamo fare e che vogliamo fare, deve essere uno strumento per crearle le condizioni anziché una cosa a cui rinunciare perché le condizioni non ci sono. Quindi mi auguro che i referendum vengano fatti, sia quelli nazionali, e che da lì parta una serie di attivazioni sul territorio degli strumenti di iniziativa popolare, anche locali, nei comuni, nelle regioni, e anche di leggi nazionali di iniziativa popolare che possano, come dire, ricreare quelle condizioni che sono venute a mancare per noi. Alessandro, un pochino ovviamente questa cosa coinvolgendo anche la, ovviamente coinvolgerebbe anche la militanza e base, diciamo, interseca un po' anche il tema che è stato qui abbastanza anche argomento di interventi, che è quello un pochino delle varie assemblee, di vari momenti di discussione, di politica, un po' che ci sono stati in giro per l'Italia. Ecco, tu come pensi che siano stati affrontati in questo comitato, e che percezione pensi che abbiano la dirigenza, ovviamente intesa, ampiamente intesa, di questi movimenti, diciamo, della militanza, della base radicale? È una bella domanda questa. E non lo so, a me pare che una parte della dirigenza sia il momento di piegamento, ma insomma io questa cosa l'avevo detta in altri momenti, francamente non mi interessa più di tanto, nel senso che spero che le cose partano, poi quando le cose partano chi si è piegato si dispieghi, piuttosto che fondare in questo momento sulla critica rispetto alla dirigenza e la contrapposizione con la militanza, che poi sono due categorie nei radicali sempre un po', qua ci abbiamo tutti 28 cariche perché siamo 6 e quindi ognuno ha più cariche. E io penso che sia importante fare iniziativa, intorno all'iniziativa si aggregano varie forze, spero che siano delle forze che vanno oltre i radicali, anche perché altrimenti non si riesce a far nulla, spero che riusciamo a dialogare con altre realtà, che parta qualcosa fuori di noi e scateni un effetto domino, come è stato in tutta la storia radicale, perché insomma il referendum sul divorzio e sull'aborto l'abbiamo fatti partire noi, non l'abbiamo fatti mica certo da soli, l'abbiamo fatti coinvolgere tutti i pezzi nella cosiddetta società civile. Dopodiché immagino che questo superi proprio nelle cose, nei fatti, l'eventuale ripiegamento di una parte della dirigenza. Oggi è stato un fantastico intervento di Emma, devo dire che ci ha dato una bella carica, una bella spinta, quando ha detto che l'iniziativa referendaria, secondo lei, non toglie nulla a tutti gli altri obiettivi, ma anzi li rafforza. Da questo punto di vista lo sottoscrivo, sono molto contento di questo. Si è parlato anche molto di Grillo, i grillini, è un tema che poi la Grillina, forse perché gli italiani sono rimasti un po' scioccati da questa grande presenza, che io ritengo prevedibile, insomma, che ci sarebbe stata per un successo elettorale, ovviamente così si può fare. E se ne è parlato molto anche qui, relativamente anche alla presenza radicale sul cosiddetto online, sul web, questi strumenti che non sono fini, sono strumenti, un pochino diversi. Dei grillini? Beh sì, dei grillini in relazione a questa tematica, cui radicali viene spesso detto che sono un po' carenti. Io intanto non ti rispondo perché tu sei la casta, e quindi a quelli che rappresentano la casta non rispondo. No, ma scherzi a parte, dei grillini penso che
Penso che Grillo ha ottenuto un risultato al di là delle sue aspettative e francamente non penso sia contento di questo risultato, nel senso che questo risultato così grande gli ha portato dei problemi, visto che è successo con l'elezione del Presidente del Senato, credo che però questi che sono riusciti a attivare degli strumenti, cioè li hanno usati bene, obiettivamente, anche se Grillo era Grillo prima di cominciare questa storia, comunque in televisione ci andava, eppure hanno aggregato in un modo sinceramente un po' superficiale, un po' brutale, un po' approssimativo, però qualche cosa forse possiamo imparare noi da queste esperienze, non tanto nella semplificazione che loro adottano a trattare i temi politici, quanto nel modo in cui hanno attivato gli strumenti, dopodiché che alcuni strumenti che loro attivano siano virtuali, e i parlamentari che hanno fatto erano 5 persone, è successo questo, e oggi questi sono scatenati sui social network. Anche divertente, nel senso che uno di Pizzi che castagna, però obiettivamente non si può non riconoscere il fatto che si sono infilati in uno spazio che c'era, che gli hanno lasciato. Mi dispiace che in quello spazio non ci siamo infilati noi, che avremmo dovuto portare i temi con ben altra come dire, precisione, con ben altra visione del mondo. Questa visione del mondo mi sembra che non ce l'hanno, non si capisce se sono liberali, statalisti di destra e di sinistra. Io penso che c'è un po' tutto e il contrario di tutto, non essendo un partito, hanno aggregato tramite tutto questo grande strumento che è stato il blog, che peraltro non è uno strumento telematico, è e hanno aggregato un po', c'è un po' tutto e il contrario di tutto, quindi anche di votazione. Ma come va a finire questa storia? Nel senso che poi se domani c'è vota sul matrimonio gay, questi che votano? Io per esempio una finanziaria, se loro rifanno l'elezione avranno maggioranza, la finanziaria che fa il referendum poi sul blog. Ma no, ma poi loro, insomma, adesso c'è questa storia che loro devono decidere a maggioranza. Io immagino quelle volte che la Camera e il Senato si vota 50 volte in un giorno, che fanno? Ogni volta dice stop, fermo, noi ci partiamo. Cioè è ovvio che quello che era diventato una provocazione, grazie al risultato elettorale grosso che questi ci hanno avuto, in questo momento per loro è un problema, loro ce lo dovranno risolvere. Io non credo che anche questa storia è stata fuori del vincolo di mandato, no? Grillo ha fatto 5 righe sul blog e dice che il divieto di vincolo di mandato è una stronzata, perché lui ha detto che consente ai parlamentari di fare come gli pare, e dai lì. Però insomma vogliamo ricordare che il divieto di vincolo di mandato è stato introdotto dalla rivoluzione francese, che c'è un senso, che c'è un significato, che si può pure discutere, ma non così. Ecco, quindi io penso che questa storia dei grillini sia destinata in qualche modo a rompersi, non nel senso che si distruggono, ma perlomeno che si dividono, perché c'è Pizzarotti a Parma che ha fatto la prima ordinanza che ha fatto, è stata quella di vietare la vendita di alcol, e se uno non compra anche da mangiare, che è una roba peggio di Alemanno, no? Dice, ma queste allora sono di sinistra, boh, non lo so io che cosa sono, non lo sanno neanche loro, hanno brandito il fatto di non saperlo perché si ponevano in contrasto con la politica, la casta, eccetera, e ora si trovano a dover fare politica, in bocca al lupo. Alessandro, ti ringraziamo per questo tuo contributo, ti leggiamo su Libernazione, grazie ancora, appuntamento su Libero.tv. Ciao, grazie. Ciao, grazie.